Il professor Giuseppe Ficara, nato a Reggio Calabria, è un musicista, ha insegnato nei conservatori di mezza Italia, tra cui Fermo, ha insegnato a Bruxelles, oggi insegna a Perugia. Professore, lei abita a Sant'Elpidio Morico, come ci è finito? Che ci fa? È stata una scoperta lenta, diciamo così. Ho scoperto dapprima le Marche insegnando a Fermo, ero pendolare da Roma come molti altri colleghi, e mi sono innamorato di questi luoghi e mi hanno un po' ricordato anche Siena, dove ho studiato all'Accademia Chigiana. Devo dire, bellissimi. E poi ho scoperto questo paesino un po' per caso, girando. Ho letto un po' tutta la sua storia, mi sono incuriosito. Quando lei è andato ad abitare lì, le dissero: sei andato ad abitare Iolis Profunni. Eh sì, è vero, ho detto proprio così. Io ho obiettato che invece c'è una realtà, una civiltà antichissima che chiaramente va lentamente anche riscoperta e rivalorizzata. Ho obiettato, diciamo, che io lo definisco una porzione, un frammento di medioevo campestre europeo, questa realtà. Un intellettuale di scala europea non si sente solo in un paese piccolo? Ma il problema della solitudine può essere l'Italia, non il paese piccolo, anzi questa Italia sotto traccia è la più bella forse, devo dire che è la realtà più bella che ancora ha l'Italia oggi. Per il resto ci sono dei problemi che, ripeto, riguardano tutta l'Italia, che andranno affrontati anche qui, ma nettamente di unirsi, riunirsi, riunificarsi di nuovo con la cultura europea di cui siamo parte fondante, diciamo. Un suggello egregio per dare lo spessore che merita a un comune come Monsanpietro, a una località come Sant'Elpidio Morico, delle quali continueremo a parlare questa sera alle 19:35, linea Simonetti Ippoliti.